Quali? Bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Scusate se mi sentite la voce un po' nasale. Sto guarendo da un'influenza veramente devastante. Ormai sono quasi 2 settimane. Sì, quasi 2 settimane da quando mi è venuta. E mi sono ripresa, ma mi è rimasta ancora un po' questa voce così. Facciamo finta di niente. Comunque, tra le tantissime novità che ho ricevuto, ma anche le varie cose che ho comprato l'altro giorno da Sephora, ho pensato di tornare con un video makeup e fare una full face di novità. Iniziamo! Sono troppo emozionata perché ci sono un sacco di cose che non vedo veramente l'ora di utilizzare. Il primo prodotto che andiamo a provare, ossia la nuova matita per le sopracciglia di Benefit. Cioè, io vorrei farvi capire quanto è piccola la mina di questa matita. Cioè, la vedete? E non sono sicura la vediate, nonostante la risoluzione, perché è minuscola. Ho portato anche la versione precedente della Precisely My Brow, proprio per farvi vedere la differenza. È tipo un terzo forse dell'altra. Quindi direi di andare ad alzare tutte le sopracciglia con il mio solito brow gel, questo qui di Got2Be. Vi lascio giù nell'info box il link a tutti i prodottini, per poi andare a mettere proprio lei. Oggi ho deciso di fare un get ready with me super chill. Sono anche a casa della mia amica in questo momento, proprio perché, come vi ho detto anche su IG, sto passando un periodo bello intenso, diciamo così, e ho proprio bisogno di rilassarmi, prendermi del tempo per me. E ho riscoperto veramente tantissimo il me time con il makeup. Vi giuro, cioè, questi giorni sto cercando di trovare il tempo di truccarmi, anche se non devo fare assolutamente niente, come per me era normale fare fino a qualche anno fa, perché per me il trucco è sempre stata proprio terapia. E in questo momento ne ho veramente super bisogno. Quindi sono veramente felicissima oggi di provare tutti questi trucchi nuovi insieme a voi. Mi porto avanti mentre aspetto che si asciughi il prodotto per le sopracciglia. Metto anche il primer occhi, perché come avete intravisto sicuramente prima, ho 2 nuove palette da farvi vedere. E ultimamente si è perso un po' il focus per le palette occhi, che poi alla fine stringi stringi sono sempre la mia cosa preferita. Adoro anche i blush, i rossetti, i gloss, ma truccare gli occhi è proprio la mia cosa prefe. E ho sia le 2 nuove palette di Huda Beauty, le creamy, che qui dentro questa pochette la nuova palettina componibile di Nabla. Tra l'altro la andiamo a comporre insieme, perché ancora non l'ho fatto, così ve la faccio sbirciare, perché penso proprio che andremo ad utilizzare una di queste due, vi dico la verità. Vi dico solo che non le ho ancora provate e sto comunque seriamente valutando di utilizzare una delle due al matrimonio, perché ha dei colori che sono perfetti per il makeup che vorrei fare. Che poi dico vorrei fare, vorrei utilizzare, ma ovviamente non mi truccherò da solo al matrimonio, però potrei dare i miei trucchi a mio zio per farmi truccare, così sono sicura che siano cose che mi piacciono proprio anche come tenuta, eccetera eccetera. Sono più serena, diciamo. La palettina vuota è questa qui, violetta, bellissima veramente, e riprende un po' i nuovi colori usciti, perché vedete sono tutti quanti sull'argento violaceo. Ci sono anche dei glitter stupendi. No vabbè raga, stupendo. Questo viola qui si chiama Iris. Abbiamo poi Ozonic, questo mi ricorda un pochettino il famoso glitter Euphoria, sì, che è tipo trasparente con la base violacea, che a seconda di come lo giri fa questo effetto proprio tipo bagnato. Vari brand hanno fatto questo colore, che è andato viralissimo. Poi abbiamo Saffron Flower, che è questo violetto, e infine Hortensia. Eccola qua la palettina, è bellissima raga. No vabbè, non vedo l'ora di utilizzarla. Fatemi sapere se volete che la utilizzi magari su IG e vi lascio qui sotto i link per andarmi a seguire. Siamo pronti a fare le brows. Mi avvicino, sono molto fiduciosa perché la mina è minuscola. Il colore 03 è leggermente più caldo delle mie sopracciglia. Io calcolate che sotto ho comunque il microblading, quindi l'effetto un po' di pelo disegnato con una matita piccolissima già ce l'ho. Però nonostante tutto mi piace definire ancora di più e aggiungere qualche peletto che magari si è sbiadito un po' di più rispetto agli altri. No, vi giuro raga, è sottilissima. Non so nemmeno bene come farvi vedere i peletti che sto disegnando. Forse si percepiscono solo perché sono appunto un po' più aranciati. Molto bella. Questa, soprattutto prima di fare il microblading, penso che l'avrei amata alla follia. Ma è comunque qualcosa che sinceramente mi vedo a utilizzare, soprattutto nella parte qui iniziale, dove io vado sempre ad aggiungere un pelettino, perché mi piace proprio l'effetto di sopracciglio più pieno quando mi trucco tutta quanta. Veramente, veramente carina. Adesso andiamo però con le
le due palette creamy di Huda Beauty. Fanno parte della linea Obsession. Questa è la Neutral Brown Creamy ed è quella più calda. Huda fa sempre una versione calda e fredda di solito delle palette. E questi qui sono i colori. Mentre la mia prefe ovviamente è quella più fredda e quella che vi dicevo che mi piacerebbe veramente tantissimo utilizzare al matrimonio. Cioè raga, guardate che bello! La cosa particolare però è che, non so se riuscite a vedere, ma alcune di queste cialde sopra hanno scritto creamy. Ve le faccio vedere tutte e due insieme. Hanno questa scritta perché gli ombretti sono a metà tra ombretti in crema e ombretti in polvere. Io non ho nemmeno swatchati. Qui c'è anche un ombretto con scritto set, che spero di aver capito bene dovrebbe essere quello che serve a settare il primer da utilizzare prima. Quindi lo vado a mettere proprio velocemente su tutto l'occhio, anche perché è proprio color carne, almeno su di me, che sono letteralmente così, chiara chiara e rosata. Alla fine Huda anche nelle palette fredde butta sempre diversi colorini caldi, invece questa mi sembra proprio bella fredda. Oddio, inizierei proprio con un creamy, magari con questo che è chiaro, così se non riesco ad utilizzarli almeno non faccio grandi danni. E lo vado a mettere nella piega. È stranissimo, a parte che si vede molto poco perché è veramente chiaro come colore, però è vero che la texture è super strana. Dai, mi sento audace. Proviamo con il colore leggermente più scuro, questo grege proprio, e lo mettiamo sopra. Anche al tatto sembrano normali ombretti in polvere. E invece guardate la cialda, è veramente stranissimo. Non ve lo so proprio descrivere perché si sfumano questi ombretti come se fossero in crema, ma non lo sono veramente. Fatemi sapere se l'avete già comprate, se avete qualche trucchetto magari, se le state testando da più tempo, perché questo ovviamente è un video first impression, quindi non ho minimamente provato nulla prima di farlo adesso con voi. Ma vi giuro, troppo strano. Mi piace il fatto che questi colori siano veramente freddi anche messi sull'occhio, perché anche con l'ultima palette grande uscita di Huda il mio problema è sempre stato quello che poi una volta messi sugli occhi su di me risultavano comunque caldi gli ombretti, perché ho un incarnato freddo freddo freddo. Evidentemente anche una piccola particella di caldo sul mio occhio esce, non lo so come è possibile, però è così. E invece questi sono proprio grigi, cioè veramente grege questa palette. Io sinceramente inizierei a scurire un po' la situazione, prendo direttamente il colore più scuro e vado a fare una sorta di V esterna, eyeliner sfumato. Ecco, questo per fare l'eyeliner sfumato deve essere un sogno, e effettivamente mi sembra che sia così, perché è tipo una sorta di eyeliner in crema ma che poi si sfuma come un ombretto. Cioè veramente strano, non so come hanno fatto a fare una texture del genere. Effettivamente era tanto che non si vedeva una cosa anche così tanto innovativa per quanto riguarda le palette occhi, perché appunto ne stanno lanciando proprio meno i brand. E non sempre queste cose un po' particolari che fa Huda mi piacciono. Ad esempio, sempre nelle palette grandi, le cialde quelle trasparenti che hanno dentro tipo le palline di pigmento, non le uso mai, non mi piacciono. Invece questa nuova texture è proprio interessante. Non ho ancora ben chiaro che cosa sto andando a fare, però vabbè, vado a prendere il colore in mezzo che è tipo metallizzato e lo vado a mettere al centro. Poi da qui capisco che senso dare al trucco occhi. Per il momento mi sento un po' una bimba all'asilo che gioca con i colori, perché volevo proprio provare tutte le texture. Vi ho detto, cioè, ho proprio ritrovato il brio di truccarmi, e mi fa strano perché fino a poco tempo fa vi dicevo proprio quando mi truccavo che l'avevo persa un po' questa cosa, purtroppo, e invece sono super happy. Dato che so che questo poi tra l'altro era un sentimento abbastanza, era ed è per alcuni ancora un sentimento abbastanza condiviso, fatemi sapere se ci siete passate anche voi, se ne siete usciti, vi è tornata la creatività, la voglia di sperimentare con i colori, con il make-up siete usciti un po' dalla noia dei look sempre uguali da clean girl, che capisco che siano andati veramente tantissimo sui social, però un po' di extra, cioè, ci mancava comunque, no? Vado a fare la doppia codina. Secondo me, come base per un trucco occhi, ci siamo. Poi andiamo a completare. Però adesso facciamo pausa a base, perché sapete che io faccio sempre un po' ping pong. Mi legherò anche i capelli in occasione della base. Era da tantissimo che vedevo e sentivo parlare di questo fondotinta, ossia l'Ease Drop di Fenty Beauty. Ho portato qui anche il fondotinta di Kylie, perché è una super novità. Vi dico come reference, io sono la colorazione
colorazione 2.5N, ma ho già fatto diversi contenuti verticali su questo fondotinta che trovate anche qui su YouTube Shorts. Quindi non mi ci soffermo, volevo soffermarmi però su questo fondo, che è quello che ho comprato ieri da Sephora. Appunto, lo volevo provare, mi ispirava veramente tantissimo, è un sacco che non provo prodotti di Fenty Beauty. Non lo so, non mi entusiasmavano le loro ultime uscite, invece questa mi tira particolarmente. È un fondotinta in stick, ho preso la colorazione 2, spero che sia adatta sinceramente. Andiamo a vedere. Come al solito, calcolate sempre, lo vedete chiaramente, il mio collo è molto molto più chiaro rispetto al mio viso, ma semplicemente perché il mio viso è bordeaux. Andiamo a mettere il fondo su tutta una metà, così vediamo la coprenza e la differenza che fa sulla pelle, e poi mettiamo anche dall'altro lato. Secondo me può andare. E questo fondo mi ispira perché, nonostante sia in stick, non è secco, è super cremoso, e si capiva già dallo swatch in negozio. Ogni volta che lo vedo applicato mi piace l'effetto. So che ci sono comunque dei pareri discordanti su questo fondo, volevo sinceramente provare. E lo sapete che cosa andiamo a fare subito adesso con questo fondotinta? Andiamo a coprire questo rash che mi è venuto. Ve l'ho detto che sono stressata, amici, non sto scherzando. Cioè, vedete, addirittura sono più chiara del fondotinta qui. La mia pelle è veramente strana. Comunque, questo è l'effetto del fondotinta. Questo è il mio lato del viso senza assolutamente nulla. Questo è quello con il fondo. La cosa che non mi piace è che va a evidenziare alcune zone che hanno la grana non proprio perfetta. E venendo da una settimana di influenza, la mia pelle non è proprio al top. Io vedo che ha veramente tante macchiette, piccole bollicine sotto pelle, delle zone con più secchezza, soprattutto intorno al naso, ma anche nella zona della fronte. E un pochino le va, secondo me, ad evidenziare. Però l'effetto tipo cremoso ma cipriato mi piace. Secondo me questo in estate lo utilizzerò particolarmente, quando avrò la pelle leggermente più grassina. Non mi dà subito un'impressione wow come è stato con quello di Kylie, però non mi pento dell'acquisto, ecco, almeno per il momento. Vediamo come tiene, vi aggiornerò. Anzi, mi raccomando, seguite anche il profilo di The Beauty Office, che trovate sempre giù nell'info box, perché vedrete i prefi e bocci mensili, scoprirete se andrà a finire nei prefi o nei bocci magari questo fondotinta. Sinceramente non andrei ad aggiungere altro, anche se la base non è proprio flawless, perché voglio approfittare dei BFF concealer di Mulac per andare a coprire eventuali altri rossori, discromie, occhiaie. Loro mi hanno mandato la colorazione 1 e 3. Io direi di andare a provare la 3, mi sento un po' più colorita. Il packaging è molto carino perché ricorda quello del BFF Foundation, che sapete mi piace veramente tanto, però ha il pennellino del correttore. E anche qui io direi di andare a vedere. Oddio, forse invece è scuretto il 3, cioè più che altro è molto giallino. Vabbè, adesso lo mettiamo, casomai sopra ce ne mettiamo un pochino di quello chiaro. Però voglio andare a vedere com'è il fondotinta, perché ho sentito che è molto cremoso e che ha un effetto idratante. E avendo il contorno occhi secco, diciamo che è quello che cerco da un correttore. Alla fine non è scurissimo, forse la mia colorazione perfetta è la 2, perché lo vorrei leggermente più chiaro di questo, magari meno caldo. Comunque vedete la differenza da un occhio e l'altro. Io sinceramente vedo che l'occhiaia è abbastanza coperta. Questi giorni poi ne ho un pochino di occhiaie, come potete vedere. Vado a mettere il correttore chiaro, proprio una puntina, sia nella parte iniziale che nella codina, così vediamo di illuminare ancora di più. E questo qui è da vicino l'effetto del correttore qui e del mio contorno occhi senza niente di qua. Come sempre, ragazzi, sappiate che se avete le pieghe non c'è nessun tipo di prodotto make up che può andarle a togliere, però ci sono correttori che evidenziano di più e correttori che evidenziano di meno, e questo non mi sembra un correttore che evidenzia particolarmente le pieghe. Mi sembra anche più leggero come spessore rispetto a quello che sto utilizzando ultimamente, che è quello di Kylie Cosmetics, uscito sempre poco prima del fondotinta. Rifacciamo la stessa cosa per illuminare anche nella parte destra del viso, e possiamo andare a dare un po' di dimensione e di colore soprattutto al mio viso. Cioè, io finché non metto il blush sono veramente piatta, perché normalmente quando sono struccata, avendo tanti rossori, mi vedo sempre comunque colorita. Invece appena metto il fondotinta
tinta che va a uniformare tutto quanto, ovviamente perdo proprio quell'effetto colore e mi vedo semplicemente un fantasmino. Quindi io direi di andare a rimediare a questo problema con altre novità. Queste mi sono state mandate da Tarte e vi dico la verità, questi sono tra i pochissimi prodotti che ho già iniziato a testare. Nello specifico ho già iniziato a provare il blush tape e lo scalp tape, ma non ho ancora provato il satin blush Man Eater della stessa linea del famoso mascara Man Eater di Tarte. Tarte comunque è un brand veramente interessante da tenere d'occhio. Io direi di fare il contouring. Vedete, questo è proprio uno di quei prodotti tipo quello di Charlotte Tilbury con la spugnetta, dove se premete il packaging esce un pochettino di prodotto. Vado a fare il mio classico contouring per andare a scolpire. E questo, raga, mi è piaciuto veramente, veramente tantissimo. Io utilizzo la colorazione Cool Bronze, che è la più chiara, ce ne sono tre. È un colore freddo ma non troppo, quindi dà comunque una botta di vita alla pelle, però in maniera molto naturale. Si sfuma subito, non fa macchia. Da quando l'ho provato la prima volta, questo lo sto utilizzando proprio tutti i giorni. Io con il contouring faccio sempre questo errore di salire troppo su, invece dovrei farlo più verso il basso. Non lo so come mai, ho proprio la mano che va da sola ogni tanto. Comunque vado a rimediare un pochino aggiungendo un po' di fondotinta. Anche di questo blush ci sono tre colorazioni almeno, e io vado a mettere la pink, ovviamente, che è quella che mi piace di più, perché è questo rosa chiaro chiaro chiaro, un po' coquette vibes, proprio color ballerina. Vediamo com'è, dovrebbe essere satinato, quindi forse un po' luminoso, carino. Peccato, è meno rosa maialetto, l'avrei preferito proprio più simile a quello che è il colore non sfumato, però è molto bello. Io come al solito abuso di blush, lo metto da tutte le parti e ne metto un quintale, perché voglio poi tra l'altro che mi duri tutto il giorno, perciò blush ovunque. E andiamo a fissare tutto con un'altra novità Mulac, ossia la cipria BFF. Così praticamente la linea BFF ha primer, fondotinta, correttore e cipria, è proprio più completa. Anche questa non l'ho mai utilizzata, è la colorazione 1 Universal, quindi dovrebbe essere anche l'unica. Un odore buonissimo, a me sinceramente sembra un po' scura, però vediamo se una volta applicata poi invece risulta più trasparente. Oh raga, sembra bagnata, sembra proprio bagnata come effetto, però purtroppo è scura per me. Accidenti, vedete? Forse non avrei dovuto metterla con la spugnetta, però fa un effetto, cioè elimina letteralmente i pori. Andiamola a provare sul naso, che ho i pori dilatatissimi questi giorni. La prendo con il pennello magari. Cioè guardate la parte senza e quella con. Secondo me riduce tantissimo i pori. Vi giuro, sembra che vi state mettendo l'acqua sul viso. Ah, H2O Weightless Loose Powder, ecco perché. H2O cipria peso zero in polvere libera. Molto molto figo, peccato appunto per la colorazione, che messa con il pennello va bene, ma con la blender per fissare il contorno occhi invece not my fave. Però vi giuro, questa sensazione di mettervi qualcosa di bagnato sulla pelle è piacevolissima. Non oso immaginare in estate quanto deve essere top. Quindi forse, nonostante il fail per il colore sul contorno occhi, questa mi ha entusiasmato ancora di più del correttore, perché non vedo l'ora di riprovarla. Però vedete, peccato, sul contorno occhi mi è andato proprio a rovinare il make up. Per sistemare barerò, amici, e farò le lentiggini con un prodotto che non è una novità, ma che in questi casi mi aiuta sempre. No vabbè raga, cioè effettivamente era un botto che non facevo uno di questi video. Provo i prodotti nuovi e viene fuori un fail, cioè era tantissimo che non succedeva. E invece la cipria ha talmente tanto asciugato la pelle che non mi si sfumano bene le lentiggini. Io di solito le metto così e spariscono. Lo sapete perché sto coso me l'avete visto utilizzare mille volte, è quello di Shiglam, il Frack Please. Vediamo se con il setting spray, questo è quello nuovo di Kylie, riesco a bagnare la base e a togliere un po' di cipria. Se io finisco il video così, no raga, cioè vuol dire che proprio oggi non era la mia giornata. Ah, meno male, vedete, bagnando la base un pochino si attenuano le lentiggini. Questo è perché ho acclamato troppo la cipria subito, cioè mi sono voluta fidare così tanto e il karma mi ha detto no, non si fa, torna a essere la persona malfidata che sei. Che fail. Stendiamo un velo pietoso, continuiamo con il trucco occhi. In realtà sugli occhi vorrei semplicemente andare a riprendere i colori che ho utilizzato sopra e a metterli sotto. Quanto mi piace la texture di questa palette, raga, spero che la tengano questa formula. Adesso vediamo se non mi va tutto nelle pieghe, ma in realtà sono già qui seduta a girare da un'ora e quindi le prime crepette avrei dovuto già vederle sulla mia palpebra, che è grassa a differenza di tutto il resto
resto della faccia. Un mascara nuovo di cui hanno parlato veramente tante persone e che veramente mi sta piacendo un sacco è il Panorama di L'Oreal. Vi giuro, questo mascara, vi ho fatto vedere anche a Sanremo dove l'ho utilizzato per la prima volta, mi fa delle ciglia incredibilmente lunghe e anche proprio belle, cioè perché non solo le allunga ma le separa, le volumizza, fa proprio un effetto panorama. E quindi questa è un'altra novità su cui vi dico, io ce lo investirei qualche soldino. Ora vi faccio vedere, cioè ormai sul mio canale, se mi seguite da tempo ne avete visti di mascara che sulle mie ciglia non sono andati. Questo qui invece è spaziale, cioè mi fa venire quasi voglia di non utilizzare le ciglia finte, ho detto tutto. Ecco, unica cosa che mi sento di dire, perché mi è appena successo, fate attenzione sulle ciglia inferiori, perché se non le avete particolarmente lunghe rischiate di sporcarvi un po' la palpebra. Adesso aspetto che si secchi e poi lo vado a togliere con uno scovolino, però questo qui è l'effetto del mascara e vi giuro che mi piace davvero tantissimo. Dato che siamo quasi arrivati alla fine, io direi che posso tornare ad essere una persona con dei capelli. Già non è più Rana Day, meno male. Sono troppo contenta. Questo look così freddo, così grege, mi piace tantissimo. E direi di andare a fare quindi delle belle labbra, comunque freddine. E per farle volevo utilizzare un'altra novità, che è di Clinique. È famosissimo il loro Black Honey, praticamente una sorta di rossetto lip balm. Infatti si chiama proprio Almost Lipstick, quindi quasi un rossetto. Nella colorazione Black Honey, che è questa qui, che sembra bella scura, vedete, sembra proprio un marrone, un borgogna molto scuro, ma che poi in realtà applicato sulle labbra è molto naturale. Diventato viralissimo, hanno creato il suo fratellino Pink Honey, quindi secondo me lo adoreremo noi grandi amanti del rosa e con l'incarnato freddo, perché è proprio un colore rosatino. Lo vado a mettere vicino per vedere la differenza. Vedete, è molto simile, però invece che avere una punta quasi di rosso mattone ha proprio una punta rosa. Ma prima faccio il contorno delle labbra con questa Lasting Finish di Rimmel, che mi sta piacendo un sacco, ed è la 760 90s Nude. Di questo è andata super virale la colorazione cappuccino, che è più marrone, e che avrei messo con Black Honey. Invece questa secondo me potenzialmente è perfetta con Blackpink. Blackpink? Pink Honey, sono impazzita. Matita messa, andiamo con il rossetto. Ovviamente avendo messo la matita sfumata quasi fino al centro delle labbra non vedrete proprio l'effetto del rossettino da solo, comunque sarà mixato. Però vediamo se ci può piacere. È super carino. Che dite? Secondo me è super cute. Sono curiosa però di provarlo anche da solo. Oggi volevo delle labbra un po' più strutturate, però questo me lo vedo proprio tipo da mettere in borsa, come faccio infatti anche con l'altro, per ripassarlo durante la giornata, avere un bel colorito sano sulle labbra, ma anche super naturale, molto anche zero sbatti. Ragazzi, alla fine le ciglia finte non me le metto perché mi piace già tantissimo così il look. Sono completamente innamorata. Tra l'altro trovo che questi ombretti risaltino tantissimo il colore dei miei occhi. Cioè esce veramente tanto 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 il verde. E in generale mi piace tutto. Mi piace la base, mi piacciono le labbra, mi piacciono le sopracciglia. Con dei piccoli accorgimenti di colorazione, applicazione eccetera. Cioè è un first impression, quindi i fail possono capitare. In realtà io sono soddisfatta. Però l'ultima parola ce l'avete voi. Infatti scrivete un commento qui sotto per dirmi cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Non vedo l'ora di leggervi. Sono tra l'altro stracontenta di aver girato questo video oggi. Vi mando un super bacione, ci vediamo prestissimo con un nuovo video e ovviamente su Instagram e TikTok trovate tutti i link giù nell'info box, dove vi aggiorno soprattutto su IG tutti i giorni sulle mie avventure e disavventure, quindi mi raccomando andate a dare un'occhiata. Ciao ame!